Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Pina, la cucina vegana di Pina. Oggi farò una preparazione con le melanzane, la pasta nell'incavo delle melanzane. Allora, le ho già lavate, adesso andiamo a pulirle. Ne ho prese due piccole. Tagliamo a metà. Andiamo a svuotare piano piano senza rompere la parte esterna. Andiamo magari, se non avete uno scovolino, andiamo con un cucchiaino. Andiamo a raschiare, che deve rimanere solamente l'involucro piccolo della melanzana. Ecco qui, questo spessore. Proseguiamo per tutte le altre. Ecco, le ho svuotate tutte. Adesso ci mettiamo un po' di sale. Le mettiamo in una teglia. Di olio, assaggiamo un po', così si impregnano sia di olio che di sale, e le inforniamo. Nel frattempo il ripieno delle melanzane che abbiamo tolto, lo tagliamo a pezzetti. Allora, abbiamo tagliato il ripieno delle melanzane, abbiamo tagliato a pezzetti in una padella con un filo di olio, aglio, io lo taglio, a me piace l'aglio. Però voi eventualmente lo potete mettere intero e poi toglierlo. Ecco. Facciamo rosolare. Nel frattempo che le melanzane si cuociono, sia il ripieno che l'involucro in forno, puliamo i pomodori. Io ho fatto un misto di pomodori, sia questi qui grandi, marzano, perché sono pomodori che ho nell'orto, quindi ne metto un po' vari. Che è possibile mettere dei pomodori freschi è importante. Poi questi li aggiungeremo alle melanzane che abbiamo messo in padella. Ecco. Aggiungiamo pomodori, un po' di sale. Nel frattempo ho messo anche l'acqua della pasta. Lasciamo cuocere. Allora, per renderlo, ecco qui, per renderlo un po' più fluido, io ci metto anche un po' di passata di pomodoro. Nel frattempo mettiamo giù la pasta, mettiamo degli spaghetti, io ho messo degli spaghetti integrali biologici. E li facciamo cuocere molto molto al dente perché poi andranno in forno. Abbiamo scolato la pasta, la mettiamo qui nel condimento. Ecco,
Andiamo a metterla nelle melanzane. Andiamo a rimettere un attimino in forno. Ecco, le melanzane ripiene di pasta. Sono state in forno una decina di minuti, 10 minuti, un quarto d'ora. E adesso le impiattiamo. Bellissime. Ci mettiamo vicino anche un po' di sughetto che è rimasto e un altro pochino di gratì sopra. Allora, melanzane ripiene di pasta. Se vi è piaciuto il piatto e vi piacciono le mie ricette, in grosso modo, iscrivetevi al canale, mettete un like, vi ringrazio. Alla prossima ricetta!